Buongiorno ragazzi e bentrovati sul mio canale. Oggi vi presento un mini tutorial su come realizzare le vostre sopracciglia, per meglio dire la forma delle vostre sopracciglia, in pochissimi step. Come le ho realizzate? Utilizzando il cofanetto Define e Refine Brows di Benefit. E questo qui è un cofanetto che voi potrete trovare da Sephora, mi sembra sia anche online, anche se io l'ho acquistato nel negozio fisico, al centro commerciale di Arese, ed è un cofanetto in cui sono contenuti i prodotti principali per sopracciglia, ovviamente della Benefit, che sono prodotti secondo me veramente fantastici e che consiglio a tutti, sia a chi è alle prime armi, sia invece a chi ha già una certa manualità nel disegnarsi le sopracciglia o nel riempirle e però vuole avere la garanzia di utilizzare prodotti molto performanti e soprattutto duraturi durante il corso della giornata. Questo è il cofanetto numero 6 che è apposta un cofanetto per sopracciglia scure ed è anche quello col numero più alto, per quella tonalità più scura che potrete trovare. Quindi vi mostro il cofanetto, ha un prezzo di 39,50 euro, anche se io l'ho acquistato col 20% di sconto, e contiene al suo interno tre prodotti Benefit e uno strumento. Allora, partendo dal primo, questo è un primer che serve a sistemarle, diciamo così, subito dopo averle pettinate, proprio in uno step iniziale. Voi passate questo primer, dovete ruotare due volte questa rotellina per sopracciglio e poi niente, lo applicate, lo stendete così come vi farò vedere nel tutorial. Questo serve sia a fissarle, quindi a domarle, anche le sopracciglia più ribelli, più ricce possibili, e al contempo serve anche ad aumentarne la crescita. Poi abbiamo il My Brow Pencil, che è la matita tipica di Benefit, sempre nella colorazione 6. Da una parte avete la punta, mentre dall'altra parte avete lo scovolino per pettinarle. Poi abbiamo l'ultimo prodotto che è l'Eyebrow, ovvero un illuminante per sopracciglia in una colorazione bianca rosata che va secondo me bene per tutte se sapete sfumarla bene, se si sa anzi sfumarla bene. E poi abbiamo questo strumento che è appunto una bacchettina per poter prendere le misure. Qui c'è scritto base, quindi lo dovete mettere alla base del vostro naso, così come vi farò vedere sul tutorial, e serve a prendere le misure, ovvero le misure di Leonardo, quelle per dare vita a sopracciglia veramente perfette in base comunque al vostro viso e quindi anche in base alle distanze che voi avete tra naso, occhi e sopracciglia. Quindi vi lascio subito al tutorial, io spero che vi piaccia, fatemi sapere se vi è utile e per quanto riguarda invece questo make-up, lo vedrete presto perché è uno dei make-up che ho realizzato con la Seine Sinner di Kat Von D, che è una review che arriverà praticamente domani o mercoledì. Quindi forza, stringete i denti perché è veramente una palette fantastica. E niente ragazze, un bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!